In un momento di grande crisi economica come questo, le piccole e medie imprese sono fortemente a rischio e devono lottare quotidianamente per evitare la chiusura. In Italia ci sono circa 40 fallimenti al giorno. Significa che in media ogni ora chiudono due aziende. Dal 2008 ad oggi 111.000 aziende italiane hanno abbassato le saracinesche per non rialzarle mai più. Per questo, in ogni puntata di Boss in Incognito, il boss di una grande azienda lavorerà a fianco dei suoi dipendenti sotto copertura. Lo farà per migliorare le loro condizioni di lavoro e per ottimizzarne i profitti. Parteciperò a Boss in Incognito perché voglio dimostrare di non essere solo il figlio del capo. La cosa più bella che mi potrebbe accadere in incognito è trovare tutto bello, tutte persone motivate. Abbiamo bisogno di capire se le strategie di marketing vengono applicate nel giusto modo. Ho deciso di partecipare a Boss in Incognito perché sono convinto che ci sono degli sprechi di prodotto, ma soprattutto di informazione. Il Made in Italy è come la bellezza. La bellezza che ci salverà. In questa puntata vi farò conoscere Angelo Rinaldi, presidente e amministratore della Logimed, società leader nel campo dei trasporti e dei servizi di logistica. Da boss elegante e intraprendente, Angelo si trasformerà nel simpatico Maurizio, un affabile quarantenne con la battuta sempre in tasca. Vedo, sì, me la che meglio. Sarà lui il nostro boss in incognito, che lavorerà come magazziniere, trasportatore, meccanico, eccolo, e facchino. Le nostre telecamere riprenderanno tutto con la scusa di girare un documentario che vuole raccontare l'inserimento di un nuovo dipendente rimasto senza lavoro a causa della crisi. Durante questa settimana di duro lavoro in prima linea, conoscerà persone interessanti e arricchirà il suo già grande bagaglio di esperienza. Ce la faccio, eh? A una certa età si perde pure un po' di vista. Dovrà sfruttare tutte le sue capacità comunicative e tralasciare quelle imprenditoriali per fare in modo di non essere riconosciuto. Vedo che ci sono telecamere. Vabbè, telecamere ci sono per controllarci, ma se tu sei una persona per bene, ti comporti per bene, la telecamera non ti crea nessun problema. Solo alla fine svelerà a tutti di essere stato un boss in incognito e a qualcuno di loro darà un premio speciale. Per te no, niente. Mi chiamo Angelo Rinaldi e sono il presidente della società consortile Logimed, che raggruppa alcune aziende di trasporto, logistica e facchinaggio. La logistica è un termine militare, tendiamo ad ottimizzare e a ragionare in termini di razionalizzazione, quindi proprio di spazi, di mezzi e di uomini. Mi definisco figlio d'arte, la ricordo uno dei miei primi viaggi fuori da Roma con il camion di papà, andavo a Bologna, quindi il fatto di fermarmi sull'Appennino a dormire nel parcheggio insieme agli altri camionisti faceva di me in qualche maniera un appartenente a questa comunità, a questo gruppo di veri uomini, no? La società consortile Logimed è dal 2008 punto di riferimento nel settore della logistica. Opera principalmente nel centro Italia e vanta un fatturato di 9 milioni di euro l'anno. Servendosi di 10 furgoni, 40 motrici e 30 bilici, ogni giorno effettua 3.000 spedizioni. Stipendia oltre 200 dipendenti e gestisce due magazzini per un totale di 14.000 metri quadrati coperti. La crisi ti costringe a rimetterti in gioco, quindi a capire che cosa è successo, cosa sta succedendo e magari ad affrontare qualche sfida nuova, perché altrimenti quando va tutto bene tendiamo a rilassarci. Nel 2009, quando ho avuto una perdita di fatturato, ho pensato di riunire tutti i miei ragazzi. La mia proposta era quella di non pagarli quel mese e di ricominciare a pagarli dal mese successivo regolarmente. E in più, quel mese che non gli avevo pagato, dividerglielo in 5-6 tranche mensili così da poter recuperare. E con mia grande sorpresa, con mio grande stupore, tutti furono molto, molto disponibili ad aiutarmi. Credo che sia successo questo perché poi fondamentalmente siamo una famiglia e quindi le famiglie si aiutano, sempre.
conosciuto mia moglie il giorno del mio 16° compleanno. Eravamo le due anime gemelle che si dovevano incontrare. Il prossimo anno faremo 25 anni di matrimonio. È stata ed è la donna della mia vita. Angelo dice a tutti che è innamorato di me come il primo giorno. Lo dice talmente tante volte che adesso sono convinta che è vero. Ma diciamo che una cosa che mi piacerebbe fare è rifare il viaggio di nozze, visto che 25 anni è anniversario, nozze d'argento, ma penso che me lo scarterà perché me l'ha già scartata a 40 anni. Penso che sia l'unica donna che scarta un viaggio così perché ha detto che è troppo faticoso, troppe ore di volo, e quindi non credo, però vediamo. Come mamma è straordinaria e compensa anche un po' la mia assenza da padre. Angelo lavora, c'è stato poco per motivi di lavoro, perché parte. Ho il primo figlio che da piccolo diceva a tutti che il papà faceva il metronotte, quindi non è uno scherzo. Ho due figli maschi, uno di 18 anni che appena compiuti si chiama Simone e uno di 21 che è Gabriele. Non sono alla ricerca del consenso con loro, cerco più di trasmettergli quello in cui credo io. Il suo punto di vista è sempre quello giusto. Io sono il papà, loro sono i figli. Fino a che fanno tutto quello che dico io, andremo sempre molto d'accordo. Lui è lui e gli altri... Non sono molto democratico in questo. Papà è una persona che dà molto a chi se lo merita. Ti dà tutto quello di cui hai bisogno, però pretende sempre qualcosina in cambio. Io credo che ai propri figli bisogna dare cultura, educazione e opportunità. Queste sono le regole e queste regole devono essere rispettate. Ho talmente tanti hobby e tante passioni che quasi non trovo il tempo di lavorare, quindi faccio veramente fatica. Mi piace, per esempio, ecco, la moto, mi sono preso un bel bestione di quelli custom, una bicilindrica americana. Mi vesto da motociclista, entro nel ruolo, giubbottini di pelle nera, davvero, davvero maschio, e me ne vado in giro così. Mi è sempre piaciuto lo sport, quindi ho sempre praticato sport e ho scoperto il golf, che è uno sport meraviglioso che mi permette anche di qualche volta di staccare un po' e di rilassarmi, perché è uno sport che impegna molto, molto la mente. Ho deciso di tentare questa esperienza in incognito perché, conoscendo meglio l'azienda dall'interno, si possono capire i punti di forza e migliorare, e quindi aggredire il mercato in forma più importante. La cosa più bella che mi potrebbe accadere in incognito è trovare tutto bello, tutto perfetto, tutte persone motivate, tutte persone attaccate all'azienda, che mi amano, che adorano quello che fanno. Ma questo succede nel mondo dei sogni e delle favole. Prima di partire per la sua missione, però, il boss deve incontrare i soci e comunicare loro la sua decisione di partecipare a Boss in Incognito. Buongiorno, signori. Signori, vi ho riunito per fare il punto sull'anno trascorso e per condividere un'idea che ho avuto. Ho deciso di introdurmi all'interno dell'azienda sotto copertura. Lavorerò in incognito al fianco dei nostri operai per scovare eventuali criticità e migliorarle. E verificherò con i miei occhi anche tutti i nostri punti di forza. Solo così avremo valide fondamenta per affrontare un 2015 con solide basi. Dobbiamo trovare i ruoli chiave per potermi inserire senza destare sospetti. Ho il vostro appoggio? Sì. Io ho fiducia in te, come tu sai, e da me avrai sempre carta bianca. Grazie. In questo mio viaggio all'interno dell'azienda conto anche di avvicinarmi a quelle persone che fanno parte del nostro gruppo, anche dal punto di vista umano. Ci potrebbero essere delle professionalità e delle qualità morali da valorizzare ulteriormente. Ed io voglio accertarmene di persona. Allora mi raccomando, l'azienda in questo momento è nelle vostre mani. Avete la mia piena fiducia. Okay. Auguratevi buona fortuna e ci vediamo al mio ritorno. Buona fortuna. Buona fortuna. Grazie. Bocca al lupo e crepi il lupo. Sono molto curioso di conoscere Angelo, un boss che ha iniziato facendo il camionista e che oggi, anziché sulle autostrade, preferisce correre sui campi da golf. Oh, buongiorno. Ciao Angelo. Ciao Costantino. Allora, io adoro andare a trovare i boss nel loro tempo libero.
e vedo che tu sei uno di quelli che si gode con gran disinvoltura tutti i suoi agi. Tu sei consapevole che questa settimana dovrai faticare un bel po' prima di tornare alla tua vecchia vita? Purtroppo sì, credo, perché... Dovrai dimenticarti il campo da golf, le corse in moto e la tua comoda scrivania. Sei pronto ad affrontare questa avventura? Pronto sì, preoccupato ma pronto. Hai già scelto un nome? Sì, pensavo Maurizio, che è un nome che mi piaceva da bambino e quindi mi è venuto abbastanza spontaneo. Bene, e allora abbia inizio la trasformazione. Da Angelo a Maurizio, il nostro staff di esperti ti sta già aspettando. Ok, grazie Costantino. Ciao. Ciao, grazie. Non t'avrei sposato mai. No. Oddio. È uguale a nonna. Ah, grazie. Assumi pure un po' a Nino D'Angelo. Ah, grazie. Sì. Questo un pochino sì. Oh. Beh, vedo con piacere che siete entusiasti del look di vostro padre. Tu, Gabriele. Sì. Usciresti con tuo padre vestito così? Sinceramente. Sinceramente. No. E tu, Simone, che sei così modaiolo, cosa ne pensi? Ci si lavora, dai, piano piano. Signora, lei pensa che così riuscirà a non farsi scoprire? Penso di sì. Penso di sì. Allora, date il benvenuto a Maurizio e salutate Angelo, facendogli un grande in bocca al lupo per questa sua settimana sotto copertura. Sarà dura. Ciao Maurizio. Non lo so se ti posso abbracciare. Geloso, sono sposata. Mamma mia. Mamma mia. Brutto. Mamma mia. Per una settimana intera, Angelo sarà lontano dalla sua famiglia. Si separerà da tutti i comfort della agiata vita da boss per andare a vivere in umili alberghetti, ma soprattutto sperimenterà la fatica, quella vera. Con la scusa di un documentario sul mondo del lavoro, seguiremo con le nostre telecamere ogni passo di Angelo in questa sua giornata lavorativa. Oggi, per il nostro boss, sarà una giornata di lavoro piuttosto pesante. Dovrà caricare e scaricare il camioncino per effettuare le consegne di elettrodomestici negli ipermercati fuori dal raccordo anulare di Roma. Ad insegnargli il mestiere ci saranno Francesco e Leonardo, due giovani fratelli che lavorano in coppia e si dividono lo stipendio. Ciao ragazzi. Ciao. Piacere Leonardo. Maurizio. Francesco, piacere. Ciao. Maurizio. In coppia? Ah, siamo fratelli, noi siamo. Ah. Siamo fratelli. Tu mi hai detto? Leonardo e lui Francesco. Io Francesco. Francesco, Leonardo, Leonardo, Francesco. Maurizio. Okay. Maurizio. Come facciamo? Cominciamo? Sì, andiamo, cominciamo. Andiamo a caricare. Adesso mo arriva lo spuntatore, arriva, ci porta le bolle, ci porta. Su ogni bolla c'è sta il codice sopra. Sì. E piano piano ci prendono i pezzi dentro al magazzino e li carichiamo. Nel senso, loro portano roba, però è sempre meglio che controlli. Perché tante volte capita che pure una cazzata, cioè c'è sta un buchetto qua, tu non te ne accorgi. Che succede? Dopo arrivi là e dopo te la debitano a te. A me? E certo. A voi? No, a te, nel senso, sto parlando se tu sei... Primo giorno già la debita? No, dai ragazzi. Mi ha fatto una buona impressione, Maurizio. Si vede subito che è una persona alla mano e ci siamo subito intesi, ci siamo subito capiti. Mo mi fa vedere come carichi, eh? Fate lavorare me, voi siete due, siete giovani, vabbè. Io devo lavorare. E noi siamo maestri. In Italia funziona così, no? Uno lavora e due guardano. Adesso prendi questo qua.
sembrava male. Vado io, non vorrei che ti stancassi. Io già ho lavato per stamattina, io dalle 4 questo un piedi. Poi prendi il lavello col carrello. Ok. Dai, dai, è rapido. Eccola, questo qua è un lavoro, più rapido sei te e prima vai a casa. RDH. Ce la faccio, Beh, no. Una certa età si perde pure un po' di vista. Ragazzi, oggi mi state mettendo proprio, Sotto pressione. Dai, Mauri, forza. Se no finiamo più, dai. Questa è la pistola. Per smontare. Ah. Pesa, pesa. La miseria. Oh. La macchina, quando sta carica, diventa un'arma, diventa una bomba. Sto micchia veramente. Assumi pure al nostro titolare. Questo è per te. Il boss si è camuffato ed infiltrato nella sua azienda per scoprirne gli aspetti negativi e quelli positivi. La sua indagine in incognito è solo all'inizio. Basta, basta. A posto. Se stai troppo dietro, tira davanti. Che te vedo corto, te vedo. Pure. Nient'altro, no? Tiene bene, si guida bene. Sì. Per quello sì. Mi devi via la mano. È un po' ribelle, capito? Un po' come i padroni, ribelle. Visto che lavorate, tanto ribelli non siete, no? Beh, guarda, questo qua lo stiamo a fare. Uno per dare la mano alla famiglia, due pure per guadagnarci qualcosa noi, per andarci a divertire con le ragazze. È successo un po' tutto, pure perché c'è stava mio padre, perché mio padre è stato sempre nel mondo dei trasporti. Lui c'aveva una ditta, c'aveva mio padre. Sì. 7-8 camion, ma camion diciamo medio vecchi, diciamo, non erano nuovissimi. No, quindi siete figli d'arte allora? Un giorno decide di toglierli tutti quanti e se ne compra solamente uno nuovo. Manca a farlo apposta, due mesi dopo gli hanno dato fuoco al camion. Cioè, gli hanno dato fuoco al camion? Stava, ce l'aveva in un depocchio, sempre sulla destra. Sì. E da là mi è arrivato un giorno, io avevo 19 anni, ho fatto ecco le chiavi, ecco il furgone, vai. Insomma, praticamente quanti anni sono allora, quindi che alla fine ti... Io ho lavorato per 4 anni, poi sono stato un anno fermo, sono stato a Londra, a vivere un anno a Londra. Non sapevo né parlare inglese e né sapevo fare il lavoro che ho fatto là, perché dopo io... Vabbè, ti sei dato barman, da fare, via. Era un'opportunità. Ma io da zero sono diventato tipo bartender, cioè coffee maker, cioè nel senso mi ero imparato a fare tutti i tipi di caffè, mi sono imparato a fare... Che titolo di studio avete? Io sono ragioniere. Io ho l'attestato d'aiuto cuoco e adesso sto a prendere. Sto a diploma a cuoco, faccio l'alberghiero. E quando lo fai? Sto a fare i serali. Quindi il giorno lavori e la sera vai a scuola? Sì. Inizia alle 3 del pomeriggio. Ha fatto un po' il papà, mi sono sentito un po' papà. Questi due ragazzi potrebbero essere i miei figli più o meno. Adesso vediamo come ci trattano i negozianti dove stiamo andando. Questo per esempio è un tipo che. Quindi usciamo qua. Questo è un tipo che va a giornate. Giorno va simpaticissimo, giorni non si può neanche a. Cioè alterna giorni di benevolenza, sì, sì. Giorni. Un po' è lunatico. Lunatico. Hai visto sì? Sì, un po', diciamo, un po' burbero, un po' troppo così burbero forse nei confronti di loro e loro non lo hanno gradito. Ma lo bagno in bocca e darei io. Così gliela darei io. Dai, Mauri, forza. Se non finiamo più, dai. Scarica, dai. Dai, Mauri. Qua abbiamo finito? Abbiamo finito. Lascio qui? Sì. Due a loro. Il timbro qui devi rifare la firma perché non sa già niente. Grazie, buonasera. Buon lavoro. Grazie. Ci dobbiamo proprio sbrigare, questo mangio fa scaricare. Ma quanto manca? 5 minuti o un'ora? No, siamo arrivati, questo qua volevano. 5 minuti siamo arrivati, però, capito? Lui ha detto che chiudeva alle 7.
Grazie. Vai. Vado io dietro. Ok, a tre, a uno, due, tre. Vai. Perfetto. Spuntare tutti? Sì, sì. Ok. Uno, due, tre, quattro, cinque. Il cliente, cinque, stai tranquillo. Sei, sei. Okay. Se è contento lui, noi siamo contenti. Meraviglioso. Perfetto. Dopo tanta fatica, Maurizio, Leonardo e Francesco decidono di sedersi in un bar per fare due chiacchiere. Ah, allora, com'è andata? Bene, è andata bene, dai, si è comportato bene, si è comportato. Ci sei fa, ci sei fa. Voi abitate qui vicino, no? Siamo abbiamo a 20 chilometri. Sì, paesino. Paesino, 10.000 persone. Ma lì vi vede con mamma e papà, mi avete detto. Beh, sì. Ancora sì. Come ancora sì? Vabbè. Per me sì, ho 25 anni. Voi volete scappare dalla famiglia? Beh, è sempre il periodo ribelle, no? Uno se ne vuole andare e poi tornare. Ma io non sono mai stato un tipo... Se venissero i miei figli a dirmi che partono, non sanno quando partono, quando ritornano, quello che fanno mi prenderebbe un colpo. Lo so, però dovresti pure appoggiarli, no? Purtroppo qua in Italia, come la maggior parte delle persone che hanno problemi finanziari a casa e tutto quanto, voi avete avuto mai problemi finanziari a casa? Sì, sempre. Abbiamo problema del camion, come abbiamo detto, poi che ne so. Problema del camion quando è bruciato. Quando è bruciato il camion, poi. Fatto, è stata una bella botta. Problema pure con mamma che è cascata in depressione, un po' di cose così. È una pillata molto pesante, capito? Stava lì, abbattuta, poi era il periodo che era successo del camion. Poi era morta la mamma, che restavano molto attaccate, mia madre e la mamma. Mia nonna è morta appena gamba rotta. Poi hanno fatto un'operazione male. È successo che mia madre si era parcheggiata in un posto, c'era un canaletto, ha provato a saltare sto canale, è scivolata dentro e si è rotta il femore, si è rotta. Si è rotta la gamba. Quindi lei si è colpevolizzata di questa cosa? Mamma mia. E quindi dopo di quello è stato difficile più altro farlo. Poi capito, la situazione economica, quello che stava succedendo, noi che la mano non la davamo perché ero... Cioè, beh, io facevo solo danni, lui aveva 20 anni uguale, capito? Tra i cazzini chi è che non ha mai fatto danni? Apposta dico, come avete fatto anche voi a dire? Sapevo quello che stava succedendo a casa, però non lo comprendevo perché ero troppo piccolo, capito? Cioè, avevo 14, 15 anni. Cioè, lui era, per esempio, lui io se non era per tutti gli schiaffi che mi ha dato lui, ero un deficiente. Cioè, stavo buttato in mezzo alla via come uno zingaro. Era porcato, infatti. Gli schiaffi che mi ha dato lui sono quelli che mi hanno ridrizzato. Perché lui in quel periodo aveva reagito a sto fatto facendo danni. Cioè lui reagiva. Mi ubriacavo da ragazzino, mi rificcavo a casa un ubriaco fragico. Io non sono salito sul tetto, ma mi aveva pigliato lui. La sera è stato tre ore sul tetto, girava, lanciava i passi della gente. Mezza strada, ho dovuto salire nascosto. Era un modo suo di sfogare lo il problema. Per farla semplice, ogni minima cosa che succedeva diventava proprio bravo. Minima pure. Chiamavano perché avevano preso due a scuola. Lei ci ricascava. Tre volte. Tre volte lei ha provato. Ha provato. Io ho sto flash, mi ricordo. Guardo la seconda volta proprio, la seconda era andata a ballare con gli amici miei, torno, le 4 di mattina. E ritrovo lei, lo sì, che stava a scrivere la lettera per noi, tutti i farmaci vicino. Ho detto, che stai a fare? Ah, la lettera di proprio di saluto, di addio. Solo se ci ripensi ne risenti le conseguenze di quelle cose. Cioè, solo mo a ripensarci riesco a capire quanto sono stato deficiente, quanto sono stato stupido. È vero, lì per lì, nel momento non è che te ne rendi tanto conto di quello che tu le vedi le cose, però non te ne rendi conto. È vero, sta di bene. Vabbè, come avete fatto? Sei riuscito a scendere fuori? Un percorso, un aiuto? Abbiamo fatto. Lei ha fatto la cura, noi ci abbiamo messo la parte nostra. Tra cura e parte nostra si è cambiata dei punti bianchi. Tempo, col tempo. Il tempo. Col tempo. Quindi niente dottori, medicine, cose. All'inizio sì, all'inizio sì, però. Vedete, adesso sta meglio, quindi sì, siete più sereni. No, adesso è passato. Mio padre, diciamo, l'ha capito, cioè l'ha capito pure lui perché lui era fissato per lavoro, lavorava e trascurava la famiglia, diciamo. Ma non trascurava nel modo cattivo, trascurava no, che lavorava, rientrava a casa, stava stanco, morto del lavoro. Mangiava, si metteva al divano, cascava. E poi quando appena ha capito che stava sbagliando pure lui, cioè dei punti in bianco mio padre ha cominciato a piangere, mia madre de forza, portarla a fare vacanze, per a farla svagare. Cioè. Io, noi, cioè, l'infanzia, mai fatta una vacanza in famiglia, mai... No, anzi, no, vabbè, ma loro vanno, se partono, hanno la moto, sono andati se a Pisa da certi amici che ci abbiamo, che ci vanno a fare gite, no? Lasciano sì, in moto, vanno a fare i sì, centauri, se ne vanno insieme con loro, vai. Ma voi siete contenti di questo? Sì, sì, almeno se sfoga. Di giocarci insieme, ma capito? Deve alla ride, scherzare. Vabbè, siete una bella famiglia. Sì, sì. Alla fine, sì.
spero che i miei figli un pochino vi somiglino, così almeno ho due ragazzi tosti, ok? Dai ragazzi, che si torna, andiamo a chiudere la serata, andiamo al magazzino. Il nostro boss torna contento oggi, pensa ai suoi figli, alle gioie della paternità vissuta e si sente realizzato. Ho conosciuto due ragazzi, Leonardo e Francesco, veramente carini, con una storia dura, profonda, ma con un lieto fine. Buonanotte. Oggi la giornata del nostro boss sarà tutt'altro che rilassante, infatti farà il facchino. Il suo tutor sarà Patrick, teologo liberiano prestato al facchinaggio. Per il boss riuscire a star dietro a tutte le mansioni non sarà una passeggiata di salute. Buongiorno. Ciao. Mi chiamo Patrick. E sono Maurizio. Allora, oggi tu lavori con me, ti spiego come si fa il lavoro qui dentro. Quindi oggi dobbiamo scaricare la roba di bianco. Quando diciamo roba di bianco significa frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, tutto quanto. Tu mai hai fatto questo lavoro? No. È la prima volta. Sì. Comunque ci sarà la prima volta per sempre, per tutte le cose. Così va bene. Ti lascio questo. Ok. Cominciamo a scaricare. Ti seguo. Ok. Allora, questo qua è il cambio che dobbiamo scaricare con tutta la roba. Ok. Tu devi mettere una mano così, bravo. Così lo mettiamo per terra. Così. Ok. Fai subito faticare, eh? In effetti, appena arrivati, abbiamo cominciato subito a scaricare, quindi è stata abbastanza impegnativa da subito. Sono un po' fuori allenamento. Non ti preoccupare. Scusa. No, niente. Ah. Ok. Ok. Sono stato messo alla prova come non succedeva da tempo, via. Pesante, eh? Così al condizionatore. Domani prendo le ferie. Ho queste scarpe che mi stanno dando veramente fastidio. Ma perché tu che c'hai? Quelle da ginnastica, quelle sono più comode, eh? Sì. Le scarpe, quelle antinfortunistiche, hanno delle protezioni sulle punte per evitare schiacciamenti o colpi. Deve essere giustificato il fatto che lui non le abbia. Se me ne danno un paio più comodo, posso metterle anch'io quelle, no? Io ho un problema con i piedi, così ho messo questo. Che se mi fanno male? E allora, così tu devi andare ai medico. Così loro al medico? Sì, così loro ti fanno una prescrizione. Vedremo se tutti erano autorizzati a girare così come stavano facendo. Diciamo non c'ho il certificato medico, ancora non ce l'ho. Io non ho detto la bugia per niente, ho solo spiegato a lui, per portare una scarpa così ti serve un certificato medico. Ma quanti ne scarichiamo di camion? A volte scarichiamo 10 al giorno, a volte. Quanti? A volte scarichiamo 10 bilici, tutto dipende. Complimenti. Tutto dipende. E tu di dove sei invece? Io sono da Liberia. Come primo giorno sta andando bene. Meno male. Sì, lo lasciamo qua. Se continua così, muoio presto. Tu invece hai detto sempre questo lavoro hai fatto. Sì, tanto io lavoravo, diciamo studiavo prima. Studiavi? Sì. Ma qui in Italia? Ho studiato giù nel mio paese e poi qui, in Italia. E che studiavi? Ho fatto la filosofia. Filosofia? Filosofia, sì. Ah. Giù nel mio paese, sì. Poi qui ho fatto la teologia.
Teologia? Sì. E che c'entri con questo lavoro? Sì, perché io facevo questo per tornare giù a insegnare. E poi, quando ho finito, ho incontrato la mia moglie qui in Italia, così abbiamo sposato. Ah. Così. Tua moglie è italiana, allora? No, lei è liberiana. Ma l'hai incontrata qui in Italia? Sì, qui in Italia. Ah, vedi. Non sapevo che fosse un laureato, quindi, sai, vedere un laureato che tutto sommato fa un lavoro anche abbastanza umile come quello del facchino, fa sempre un certo effetto. Ok. Io mi riposo un po'. Mi riposo. Secondo me è uno che fa, se lui fa questo lavoro per 2 o 3 mesi, si lavora bene. Insomma, mi dicevi, vuoi tornare giù? Sì, io ho la voglia di tornare. No, devo aspettare un attimo, diciamo, alcune cose. La mia figlia e poi la mia moglie. E la bambina cosa fa? Che la bambina, fa? Se le vuole restare, sta con la sorella, perché ci sta la mia sorella qua. Ti rendi conto di farla studiare qui è meglio, suppongo. Sì, così lei rimaneva con la zia. Perché come la figlia della zia era la sua, diciamo, la cucina preferita, che sta a studiare in Stati Uniti. Dove? In Stati Uniti, a New York. Ah. Quindi loro hanno un buon rapporto. E tua moglie? Che fa? La mia moglie pure lei lavora a un ristorante a Piazza Barberini. Ma anche lei è laureata? Lei sì. In che? E lei ha fatto economia. Ah. Però, e non vi pesa un po'? Te filosofia, lei in economia, tu il facchino e lei cosa fa? La cameriera? Assistenza cuoco, aiutante, diciamo. Ah, in cucina? Aiutante, sì. In questo momento giù mi sa che c'è aria pesante, ebola, no? Quello che vediamo sulla televisione non è quello che stanno sanguinando giù. Come hanno mostrato ai mondo che la gente muore sempre, diciamo muore sempre, così così, ma non è vero, perché io sento giù sempre. Ma che dicono giù, come la vivono? Loro stanno bene. Escono sempre, non è che stanno chiusi e poi non è che non si frequenta la gente. Ah, meglio così, questo almeno è qualcosa di buono. Così è meglio. Tua figlia è andata a scuola qui, ma non c'ha mai avuto problemi anche del razzismo, del colore della pelle. C'era una volta quando noi due stavamo insieme. Ci stavano i ragazzi che passavano con le macchine, urlavano dietro di noi, negri, negri. Tanto è una cosa che noi siamo abituati a sentire. È un problema culturale, tu dici che culturalmente si è visto male? Sì, secondo me sì. Ma comunque giù noi accettiamo tutti quanti. Quindi siete più bravi, stai dicendo? No, non è che siamo più bravi, ma la cosa è questa, che noi forse ce l'abbiamo, diciamo, una mente più aperta per quanto riguarda gli stranieri. Questo, per esempio, io non l'avrei detto, pensavo, insomma, ho girato un po' alcuni paesi, ho stato in Kenya, in un altro paese dell'Africa, insomma, non ho visto una grossa integrazione tra razze, voglio dire. Mi sembra che la fai un po' troppo facile, come dire. Che fai questo weekend con la famiglia? Oggi che cosa? Allora, questo weekend io vado a Milano. Si sposa la mia cugina. Hai speso un sacco di soldi anche per il regalo, allora? Io ho speso doppio, nel senso che... Come doppio? Siamo andati a Roma a fare, diciamo, il regalo. Lasciato in macchina e hanno rubato tutto quanto. Cioè? Che avevano rubato? Vestiti, scarpe, il tablet della mia figlia, tutto quanto hanno rubato. Poverina. Mi dispiace. Soprattutto per la mia figlia, che piangeva. Ci credo. Poverino. Dai, adesso andiamo, se no non combiniamo più niente. Okay. Andiamo a lavorare.
Eccola. Non c'è pericolo che cadano, sì, devo stare attento, sennò... Sì, stare attento, io sempre piano. Io ho visto lui come, diciamo, una persona in gamma, perché lui mi ha capito tutto quello che ho spiegato a lui. Secondo me è uno in gamma. La giornata è finita e al nostro boss non resta che tornare al suo alloggio a riposare. È stata dura, non ero più abituato, quindi vabbè, domani andrà meglio. Almeno speriamo, se no diventa faticoso arrivare fino alla fine della settimana. Buonanotte. Oggi il nostro boss dovrà infiltrarsi nell'officina e mostrarsi disinvolto nel maneggiare pesanti e pericolosi mezzi. Lo vedremo alle prese con enormi bilici, tra turbine e iniettori. Riuscirà a non farsi scoprire? Il tutor per questa giornata è Stefano, un meccanico dall'animo gentile. L'intento del boss è capire come migliorare il servizio assistenza. Buongiorno a te, Maurizio. Stefano. Allora, dimmi tutto. Oggi... facciamo un po' di manutenzione. Un po' di manutenzione, sì. Questa è la nostra officina. Accomodati. Andiamo a vedere come funziona. Si comincia. Sicuramente non essendo un'officina mirata al pubblico si può permettere di essere meno accattivante. Non è bellissima, non è ordinatissima. Ah, che bella bestia. Questo è il malato. Ha un problema ai freni anteriori. Ah. Adesso vediamo che c'ha. Cominciamo a smontare la ruota. Allora. Questi sono i guanti. Bene. Ci vogliono perché anche io li recupero qua. Questo è il tuo carrello. Qua c'è forse tutti gli attrezzi. Forse è meglio che mi tolgo il giubbotto. Sì. Per la prima volta rispetto a questi giorni ho fatto un qualcosa che non ho mai fatto in realtà in vita mia, perché meccanico, no, mi mancava. Allora, questa è la pistola. Per smontare. Ah. Pesa. Ah, miseria. Ho detto da una mano, però. Allora, guarda, questa è semplice, lo sa. La prendi così e così, come se fosse una pistola. Così svita e così avviti. Allora, vai, comincia a smontare. Tutti e 10 bulloni. Questa avvita o svita? Mio sogno. La pistola pneumatica peserà, forse ho detto 30, magari 30, no, ma... La pistola smontagomme pesa all'incirca 7-8 kg. Mi sembrava che pesava 30 kg, veramente. Non sono proprio più allenato, evidentemente la scrivania mi ha fatto arrugginire i bicipiti. Per questa operazione bisogna cominciare a smontare le pasticche. Dobbiamo smontare le pasticche, sì, ok. Eccole qua. Con il martello tiri su leggermente questo perno. Questo qui, Questo perno, sì. Così? Sì. E adesso tiriamo fuori le pasticche. Una. Che bella bestiola pure questa. Abbiamo fatto quello che sostanzialmente si fa periodicamente, è un po' quello che gli automobilisti fanno, il famoso tagliando. Allora, questa... Ogni quanto si fa abitualmente questo tipo di... Dipende da che lavoro fanno i mezzi. 100.000 chilometri all'incirca. Ma le segnalo o comunque facciamo una produzione periodica? No, le segnala dentro il mezzo, le segnala. Ah, quindi segnala cambio pasticche e noi interveniamo. Ok, allora, torniamo a noi. Adesso bisogna sempre allentare i pistoni. I pistoni. Allora. Ancora un altro pochino e ci siamo. Quando diventa dura, fermati, sennò si spezza il registro. Allora, adesso prendi le pasticche. Così? Una per volta, sì. Sì. Questa è la parte abrasiva verso il disco. Certo. Qua. Maurizio si è comportato bene, è stato attento. Anzi, era bello deciso. La persona poi è grande, insomma. Si vede che c'ha, insomma, qualche giorno, insomma. I pistoni schiacciano verso le pasticche, insomma, e il camion dovrebbe frenare. Come se siamo stati bravi, se no come non dovrebbe? Quindi... Ah, quindi c'ho pure sulla coscienza. Bravo, devi fare attenzione. Che... Cioè, mi devo sentire pure responsabile della... Qua c'è un giochetto, questo piano piano, guarda a me. C'è un trucco? Sì, te la butti addosso così piano piano la fai ruotare. Quindi... Poi abbiamo anche fatto fare un lavoro un po' più terra-terra.
Te lo guardi? Sto bestione. Oh, piano piano. Lo devo lavare tutto per centimetro tutto per centimetro. Bravo, fammi un bel lavoro, mi raccomando. Hai mai fatto il pittore in la vita? No, però ci provo. Però il pittore mi mancava. Così, a mo' di pennello. Adesso prendiamo lo spazzolone, okay, a mano. È una vita che non lo lavo più. Ah sì? Sì. Lo facciamo fare agli ultimi arrivati. Beh, è normale, la gavetta, eh. Questa si chiama gavetta. Ah, questa è la gavetta del... È il benvenuto. Ho faticato veramente tanto, più degli altri giorni, perché poi effettivamente sono attrezzi pesanti, è tutto pesante, tutto molto esagerato, quindi ho veramente faticato. Faceva freddo ma sudavo, quindi... Allora, noi bisogna fare una piccola operazione qui. Vai. Vedi questo tappo? Sì. Questo con la chiave si prende e si svita. Prendite... La chiave? Eccola là, 32, quella là, questa. Guarda. Ah, questa è già bravo, pronta? Sì, prendi quello. Eccola. Una volta che è allentato, fai a mano, eh. Eccola. Deve essere veloce, se no facciamo una doccia di olio? Sì. Opla! Bravo. Ok. Questo è stato abile, eh? Carta, sì. Questo farei sempre questo lavoro, eh? Toccherà sempre a me? Sempre a te, ti è riuscito bene. Vedi, va bene. Partito bene. Quindi adesso aspettiamo che... Sì. Qui c'è ancora da aspettare un pochino. Sì. Te che te ne pare qua? Ah, mi sembra un ambiente, insomma, è molto dinamico, ho visto altri ragazzi che vanno a 2000, sì, quelli sì, due braccia così, non parlano mai, mi sembra molto, no, tutti... Molto schematico il lavoro. Molto concentrati, no? Sì. Mi sbaglio? Eh sì, perché qua ti sbagli a fare una cosa... Via vai di autotreno, perché il sabato poi è dedicato a, se ho capito bene, insomma, alla manutenzione. Sì, ne girano di più, ne girano il sabato. Passano tutti. Rientrano il sabato. Gli autisti collaborano all'attività o vengono solo qui, qualcuno pretendono sì, e ordinano? Qualcuno no, secondo i tipi, insomma. Non è più come una volta. Cioè? Prima si faceva tutto da solo. Il sabato si veniva qua, ognuno si prendeva lo spazietto suo, si alzava la cabina, si cambiava l'olio da solo. Erano più... Adesso sono diventati tutti signori pure gli autisti. Tutti signori, sì. Che ne hai visti? Sono borghesini. Tutti... Sono borghesini. Una volta, sì. Cioè, un camionista, una volta era un uomo, c'era prima, una volta c'era il camionista, sporco, no, no, brutto, no, cattivo, stanno... muscoloso, tatuato. No, oggi no. Adesso tutti i fighetti. Sono tutti mezzi signorine, sì. Vogliono guadagnare tanto, vogliono viaggiare poco, dormire... È quello, sì. È pure giusto, insomma, perché... Il lavoro del trasporto però richiede un po' di sacrificio, no? È quello. Già che sto a fare tutta settimana, abiti dentro... Dentro due metri quadri, bestioni. Sì, dormi là, c'è tutto là, mangi là. Ti sarebbe piaciuto fare il camionista, no? Quindi meccanico, scelta di vita... Qua, tranquillità. Vabbè, ce l'hai un po' di tempo libero per te, almeno. Sì, il sabato pomeriggio. Sabato pomeriggio? E la domenica, insomma, è quello. Come tutti. Famiglia? Hai mai detto che famiglia non ce l'hai? Quindi? No, famiglia non ce l'hai. Vai a caccia di donne, che fai? No, adesso abbandono pure quello. Pure quello hai abbandonato, però la pace dei sensi. E la pesca adesso. Neanche fidanzato, niente? C'è sì, manca. Fidanzato sì. Ah, fidanzato a casa, come se usava... Come una volta. Sei fidanzato a casa, ogni tanto sì. Vai a casa dei genitori. Sì, bravo. Che fai tutto da solo, lavi, stiri, cucini, provai... Sì, dove arrivo, sennò sono tante belle... Lavanderie. Un pappagallino, un cagnolino, un gattino. Quattro no? Gatti. Quattro gatti? Quattro gatti, sì. C'è una madre, un padre, un fratello, una sorella. Fratello e una sorella, più grande sì. E più piccolo. Tutti i più piccoli. Fino a 14 anni. Ah, tu sei il primogenito? Sono primogenito e figlio unico fino a 14 anni. Beh, 14 anni sono tanti, poi è difficile sono mantenere tanti. Un rapporto, gli fai quasi da padre, che fai? All'inizio sì, perché mi appendeva all'asilo, queste cosette così, piccoli spostamenti li facevo io. Poi ho fatto la vita mia, loro sono cresciuti e non stanno insomma. Quindi hai fatto un po' il papà all'inizio, sì. C'hai bisogno della famiglia perché hai pensato ai, già ai dato, fratelli, insomma, no? So che vuol dire. È bella, la paternità è bella, quello ti posso sì, dire. Sì, quello sì. Però ti posso è dire... È una cosa che... la metto in cantiere comunque, dai. Ah, vedi, allora ce l'hai un progettino. Sì, un progettino ce l'ho. Ho capito, non bisogna che ti sbrighi, ho 45 anni, che gli fai da nonno? Ci hai fatto da papà ai tuoi fratelli, vai a fare da nonno ai tuoi figli, no, eh? Che fretta c'è, scusa? Ricominciamo dai, allora. Abbiamo quasi finito, dai. Meno male. Allora. Un'altra giornata così e mi sa che ci ripenso a far meccanico. Ho notato che Maurizio dovrebbe avere intorno ai 40 anni. Iniziare un lavoro del genere a questa età non è facile, però
Non è detto che è impossibile, insomma. Si deve impegnare più dell'altro perché è normale. E poi è un lavoro come un altro, insomma, si può fare benissimo. La giornata del boss è giunta al termine. Stanco torna a casa e il suo unico pensiero è un letto caldo. Oggi ho fatto proprio un'esperienza nuova. Sono distrutto. Ho fatto il meccanico. Però carino. Faticoso, ma carino. Buonanotte. Il nostro boss se la sta cavando bene. Sembra perfettamente integrato in questo ambiente popolato da veri uomini. Vado a farmi raccontare come ci si sente. Oh, allora, come va? Bene, bene. Una settimana faticosa. Una settimana faticosa. Allora, in questi giorni ti ho visto piuttosto sciolto nei panni di Maurizio. Ti sei calato pienamente nel mondo dei camionisti. Raccontami un po' com'è stato finora muoversi tra tutto questo testosterone. Ma mi sono reso conto che i miei ragazzi faticano molto perché io sono distrutto. Senti, invece dei tuoi affetti, chi ti è mancato? Beh, mia moglie mi manca fortemente. I miei ragazzi sono un po' più abituati perché ormai sono grandi, quindi... sono un po' abituato alla mancanza. Mancanza di mia moglie, no. Devo dire che questa settimana a dormire da solo in albergo. Senti, Maurizio, quando vengo a trovare il boss durante la settimana, solitamente porto una sorpresa. Secondo te cosa ti ho portato? Non ho la più pallida idea. Niente. Oltre me, niente. Quindi, una bella sorpresa, allora. Sì, è stata una sorpresa meravigliosa. Sono contento. Sei stato bravissimo. Ti saluto. Bravo. Grazie. Bravissimo. Bravissimo. A presto, ciao. Allora. A prestissimo, ciao. Grazie. Bravo. Buongiorno, amore. Sono mancata un po' qui. Sì. Vabbè, però non ero io la sorpresa, aspetta. Come no? No, aspetta, c'è qui un'altra sorpresina, vieni qua, amore. Non è finita qua. Allora. Allora, vai. Che c'è? Un angolo, cambiarti in fretta l'abitudine e camminare. Ma che fatica, non sai dove andare e soprattutto non voli più. La strada bagnata sembra il cielo, gli occhi delle case, le sue stelle. Notte fonda, che mistero, che malinconia, a forza di guardarti sento già che sarai mia. Amore mio, allora... avevamo deciso tanti anni fa, quando ci siamo sposati, di tornarci. Non ci sei voluto venire. Io non ci sono voluto tornare perché tutto quello che era, non sembra, ma mi sono invecchiata. Invece ci torniamo. Sì. Sì. No, piangi. Piangi. Sto invecchiando veramente. Sto invecchiando, sei pure da te, sei diventata sensibile, ti commuovi. Sei stanco, hai lavorato tanto, amore? Abbastanza. Sì, ma fate rifeci questa barba, il pizzetto, i baffi, tutto, eh. Oggi il nostro boss vestirà i panni di un camionista e tornerà in sella di una motrice di 13 metri. Dovrà trasportare 150 quintali di lavatrici da Roma a Napoli.
La sua missione è capire come migliorare le condizioni dei trasportatori per le lunghe tratte. Il tutor che l'affiancherà in questo tragitto sarà Giuliano, un camionista 53enne che macina chilometri da tutta la vita e, malgrado il passare degli anni, la sua passione rimane sempre la stessa. Buonasera. Oh, buonasera, Giuliano. Ciao, Maurizio. Tutto bene? Tutto bene. Che si fa? Facciamo un giretto verso Salerno. Guidi tu? Sì. O guido io? No, guido io. Guidi tu? Sì, mi sa che è meglio. Va bene, vediamo, dai, dai, poi vediamo. Senti, adesso ti faccio vedere subito come funziona il tachigrafo. Qui va messo il nome e cognome dell'autista. Va bene, sì, ok. Luogo di partenza che è Fiano Romano. Sì. Chilometri 571. Ha camminato? È abbastanza vissuto. Fatto questo... Ma inserito nel lettore CD. Esatto, così così. Così? Controlla velocità, tutte le pause, le fermate, tutto, controlla tutto. Okay. Ovviamente è la scatola nera del camion. Benissimo. Allora vado di là. Sì, dall'altra parte. La cintura perché è obbligatoria, qui sì, se no, oltre i dischetti ci fanno anche la multa per la cintura. Nonostante glielo avessi detto, Giuliano non accennava a mettere la cintura. Ho dovuto insistere. Fortunatamente me ne sono accorto. Subito. Via, allacciamo le cinture e decolliamo. Questo è un lavoro che non c'ha orari, non c'ha regole, diciamo, non è che uno lavora in ufficio, c'ha le 6, stai a casa. Non hai orari, non hai casa, però c'hai il lettino, c'è il letto, puoi... dormire. Manoretta ogni tanto. Quando non ti bombardano per telefono che fanno tutti la consegna immediata. Gli orari adesso come sono? Di guida? Come... Orari di guida sono 4 ore e mezza. Poi c'è la sosta dei 45 minuti che la puoi spezzare in 2 volte. Poi dopo altre 4 ore e mezza di guida e poi c'è la sosta quella lunga delle 11 ore. Sarebbe pure giusto se non ci fossero giusto io... Giusto perché poi ecco... Quando la stanchezza. La stanchezza non è che gli occhi... Nemmeno te ne accorgi. Se chiudono, cioè, è un attimo. Ed è pericolosissimo. È pericolosissimo. Poi la macchina quando sta carica, che è pesante... Diventa un'arma, diventa micidiale. Una bomba. Praticamente la velocità è costante, stai sempre a controllare. 90 all'ora attacca, subentra il limitatore di velocità. Tu acceleri e più del 90 non vai. Se non è truccato. Se non è taroccato, certo. Ma alla fine poi è sempre quello, perché i tempi che tu recuperi a 10 km più orari non ti fanno guadagnare niente alla fine dei giochi. La prossima volta che magari sì, ti fa prendere pure un po' più dall'ansia di arrivare, perché, oppure perché magari ti stanno a tartassare telefonate quando arrivi, quando... Forse hanno cambiato più la vita i cellulari ai camionisti che non i tachigrafi, no? Sì. Stai sempre in contatto, ti chiamano sempre. Forse è più la pressione che mettiamo noi aziende, perché poi dalla scrivania è tutto più facile, no? Quando noi alziamo il telefono, noi, i miei ragazzi in ufficio alzano il telefono, corri, aspettano, urgente, così come i clienti, è tu sempre tutto urgente, ormai corriamo sempre per tutto, sembra tutto questione di vita e di morte. E tu invece come ci sei arrivato a questo lavoro? Io avevo mio padre che faceva lo stesso lavoro mio, quindi è una cosa di DNA proprio. Dopo la culla c'è il camion. Lasciava il letto a me e lui si andava a dormire in Trascassone, penso, ho detto tutto. Questo fatto di tramandare il lavoro paterno, un po' mi ci riconosco, essendo anch'io un po' figlio d'arte. Quindi anche tuo figlio che farai? No, mio figlio, quello più grande, io ho 2 figli, uno di 30 anni e uno di 26. Belli grandicelli? Sì, sì, sì.
Sei vecchietto? Ma so, sì, sono vecchietto, ho 53 anni, sono nonnetto, perché sono anche nonno. Anche nonno? Eh sì. E questa foto che cos'è? Foto... Questo è il nipotino, me lo porto sempre appresso. Hai cominciato a cambiare le foto nel camion? In genere prima le foto nei camion erano delle donnine, i calendari con... Adesso sei passato al nipotino. Al nipotino, sì. Com'è la vita del nonno? Adesso dico sempre che è la cosa più bella che mi è capitata. E che lavoro gli faremo fare? C'ho una paura. L'hanno portato, 2 settimane fa, l'hanno portato a Montecatini, che a un certo punto mi sono fermato all'autogrill a prendere il caffè. Dicevo, sai che ha voluto fare tuo nipote? È voluto andare dentro a Piazza Lendo, stavano parcheggiati i camion. No! Mi ha fatto quasi venire voglia di diventare nonno. Prima ero un po' spaventato dall'idea che i miei figli tra 4-5 anni potrebbero fare qualcosa del genere, però devo dire la verità, me l'ha fatta vivere, me l'ha trasmessa bene, in maniera molto carina, positiva. Sui camionisti ne girano tante di storie, di voci, no? Sì, vabbè, ci sono proprio leggende proprio metropolitane, capito? Che poi se vai a vedere, se tu trovi una macchina ferma per strada che c'è un problema, non si ferma mai un altro automobilista, sempre il camionista che ti dà la mano, se ti può aiutare. La vita da camionista non la cambierei con nessun altro lavoro. Un lavoro che ti dà tanta libertà. Stai in giro, vedi sempre gente nuova, posti nuovi. Non riuscirei a fare un lavoro sedentario. Ci sono certe aree di servizio che sarebbe da evitarle. Per ladri, cose del genere, giustamente, no? Sì, adesso vanno pure il gasolio, capito? Gasolio? E come fanno? Girano attrezzati, hanno le pompe elettriche, l'agganciano mentre te stai a dormire in cabina, agganciano la pompa elettrica dentro al serbatoio, te fanno il succhio. Quanti anni hai detto che siete sposati? Non mi ricordo, l'hai detto prima? 31. 31? Quindi un bel po' di tempo. Una donna proprio perfetta per me, perché mi ha sopportato mantenere unita la famiglia, nonostante che stai sempre fuori, non è un problema, perché poi quando stai a casa sei più presente di chi sta tutti i giorni a casa. Senti, che dici? Ci fermiamo un attimo, devo andare un attimo in bagno. Sì, adesso la prossima area di servizio. La servizio, sì. Dopo una pausa alla stazione di servizio, Giuliano e Maurizio riprendono il loro cammino. Allora, adesso ti faccio cominciare a guidare un pochetto, così cominci a prendere un po' di confidenza con il volante. Sì. Abbiamo detto, quindi, allora, cambio, ridotte. Ridotta, botta così. Ok. C'è la pressione abbassata? Sì, non l'ho abbassata. Siamo pronti? Eccoci. Gira troppo che scogli, eh? Un po' di preoccupazione, sì. Se non sei pratico rimane un po' difficile, perché non è come una vettura. Però se nessuno gli dà fiducia, non imparerebbe mai. Devo pure cambiare marcia. Ok. Va bene, no? Tranquillo. Sì, abbastanza. Ci sono, via. Va bene, va bene. Togliere un po' di ruggine, visto che vivo nel mondo dei trasporti, della logistica, della distribuzione, riprendere contatto con il camion è stato piacevole. Maurizio mi è sembrato una persona sveglia, in gamba. Ho visto che poi è interessato a questo tipo di lavoro. La conoscenza di Giuliano ha riportato il nostro boss indietro negli anni, sul camion del padre, dove ha iniziato a costruire il suo futuro. È stato lungo oggi, però è stato molto divertente, perché ho guidato un camion dopo 30 anni, quindi molto divertente, emozione, molto carina. Ciao, a domani. Il magazzino è il punto nevralgico dell'azienda del nostro boss, ma lui oggi, invece che dirigerlo dalla stanza dei bottoni, dovrà organizzarlo smistando lettere e pacche come ogni magazziniere che si rispetti. Troverà punti critici da migliorare? Il tutor che lo affiancherà in questa giornata sarà Manuel, un uomo battagliero che ha appena ricominciato da zero.
Ciao. Ciao Emanuel. Senti, guarda, siccome siamo un po' in ritardo, se magari iniziamo subito a lavorare. Vai, dicevo. Adesso noi smistiamo tutte le borse che adesso ci danno sti ragazzi. E sì, di conseguenza poi le porteremo di là e smisteremo la posta interna. Ok. Questo è il reparto che smista le borse che arrivano, che ritirano. Esatto, che arrivano dai corrieri, dalle varie banche. Perché i corrieri sono andati per le varie banche e hanno ritirato, diciamo, le borse. Una realtà diversa, perché poi è una realtà che mi appartiene di meno storicamente, perché pur essendo comunque al vertice dell'azienda, poi in realtà non ho ricoperto tutti i ruoli. Perché anche queste questa sera verranno poi lavorate. Marroni. Verranno smistate negli altri reparti. Anche qui varie tipologie di... Esatto. Quindi che cosa facciamo? Marrone con marrone, fucsia con fucsia. Vuoi provare tu? Come? Allora, queste due sono uguali, vedi? Questa, certo, e questa vanno insieme, blocco, okay, e quello lì. Questa e questa vanno da... Questa, no, qui. No, guarda bene la borsa, vedi che è uguale a questa? Roma. Buono, Roma, il Carello. Lazio. Ma questa dove va? Marrone, fucsia, marrone, marrone, fucsia, marrone. Multicolor. Uguale, questa va dall'altra parte. Meno male che non so daltonico allora. Sì. Quella blu insieme a quella blu, però è un blu tutte e due, ma quella blu chiaro, quella blu scuro, quella un po' più rotonda, quindi ci vuole un po' di sensibilità e bisogna affinare, insomma, sicuramente è qualcosa che va fatto, va praticato. Beh, il ritmo mi sembra abbastanza impegnativo, eh? Sì, cammini parecchio. Passa di là, passa di qua, prendi, vai a smistare le borse. Quindi diciamo che c'è da fare. Da quant'è che fai sto lavoro? Io adesso è un anno e mezzo che faccio, che svolgo questo. Fai sempre lavori. Il turno così, no, la notte? È la notte perché adesso ho trovato questo di lavoro e perché vengo da una storia un po' complicata. Sono separato, con due bambini, cioè sono rimasto senza lavoro perché mia moglie gli ha contestato un'attività che avevo. Ma ha tolta perché io ho contestato a lei. Ah, al momento bravo. Della separazione. Sono uno dei più intelligenti italiani. Bravo tu allora che lei. Bravo tu lei. Guarda, la colpa io la do sempre al 50%. Qua ti devi adattare. Adatti, lavori, spingi per portare poi avanti la famiglia. Chi ce l'ha? Chi non ce l'ha come me deve portare avanti due ragazzini perché deve dar mantenimento e tutto il resto. Quindi combatto, certo, lotto. Quindi ce l'hai pure te, senza godertela, però ce l'hai. Bravo, bravo, senza godermela, l'ha detta la parola chiave. Il problema sono sempre i bambini, mi sa? Eh? Il problema è quello, perché a me, sinceramente, diciamo quello che provavo per mia moglie adesso non c'è più. No, quello è evidente. Però per i bambini è sempre quello. Sto a fare la guerra, perché da assistente. Guerra, no. Che devo fare? Lei se ne vuole andare via e io sto chiedendo assistenti sociali. Dove vuole andare? In Ucraina, perché mia moglie è ucraina. Ah. E quindi... Capirai, se va lì... È finita. Addio bambini. E quindi lotto per... Vabbè, ma come fai a impedirglielo? C'è la legge italiana che tu impedisce. Il padre sta qua in Italia, tu non puoi andare all'estero. A lei non può, no, per legge? Per legge. Per me erano come due tatuaggi, una a destra e una a sinistra. Come uscivo dall'attività ce l'avevo per mano. Quindi papà, quando mancavo a casa come vedevano, mi venivano incontro. Mi fa male parlare di queste cose, però ti ripeto, voglio sempre andare a testa alta e camminare a testa alta. Però... E quindi devi stare un po' appresso a tutto, no? E quindi stai inguaiato. Non c'ho solo senso? Quello del problema. Mio fratello purtroppo ha avuto un incidente stradale che è rimasto paralizzato, tetraplegico, quindi io sto un po' inguaiato. Però continuo a combattere perché chi si ferma è perduto, no? Finché gliela faccio devo andare avanti. Perché mio padre e mia madre, uno 73 anni, l'altro 65. Quanto può non reggere con mio fratello? Io domani torno a guardare mio fratello e lo guardo tranquillamente. Ti dirò di più, io mi sono conosciuto una ragazza sulla sedia a rotelle e mi sono frequentato con questa ragazza sulla sedia a rotelle. Non gli manca niente. Mi ha dato cose, mi sta da cose che altri non mi danno e non mi hanno dato. Quindi, tra virgolette, mi sto con un'altra pratica, no? Però c'è la forza, vado avanti, ma la combatto. Adesso che facciamo? Lasciamo la postazione
e ci andiamo a lavorare quelle borse che stanno dall'altra parte. Ok. Ok? Andiamo là. Piano. Allora. Adesso ci dobbiamo andare a preparare il lavoro che dobbiamo fare qua. Diverso dall'altro. Tutto che era diverso, più perché adesso smissiamo la posta interna. Sicilia. Vedo che ci sono telecamere. Vabbè, telecamere ci sono per controllarci, perché magari quando sta più tra l'azienda può sta più tranquilla. Ma se tu sei una persona per bene, ti comporti per bene, la telecamera non ti crea nessun problema. Non ci sono valori, perché altrimenti sarebbe ancora un'altra cosa. Però comunque sono dati sensibili, sono informazioni delicate, quindi vanno trattate con la necessaria attenzione e riservatezza. Se tu devi andare al bagno, quelli sono i bagni. Di là? Sì. La voce mi sembra di Angelo, di Maurizio, sai, di responsabile nostro, mi sembra la voce. Lei che è uno che si rinchiude. Lo sai che però gli assomiglia davvero, però è troppo alto, Angelo è più basso. Assumi pure al nostro titolare. Pure. Maurizio non ha reagito alle insinuazioni di Manuel e decide di aspettare lo svolgersi degli eventi. Lo vedo chiuso, si nasconde un po'. Magari non si può scoprire. Ok. Ci siamo con l'orario. E tu ti sei portato qualcosa da mangiare? C'hai sì, qualcosa? Qualcosina la troviamo da mangiare. Ce l'ho in macchina un po'. Andiamo a mangiare di là. Devo mettere dall'altra parte. Ci famo sta mangiatina. Mangi sempre qua, no? Sì. Di solito mangio quasi. Anche perché qui non è che c'è la mensa, giustamente. Non c'è niente. Però te voglio dire, ci potrebbe essere qualcosa in più, no? Io porto da mangiare, cioè ce lo scaldiamo lì dentro quel microonde che dal 15-18 che nessuno lo lava, nessuno lo pulisce. Cioè, mettine due o tre che costano 40 euro. Fai un mobiletto. Metti 4 microonde. 4 spogliatoi. 4 magazzini. Cioè, non penso che costano tanto, no? Magari uno spazio piccolo. Magari andiamo a turni. Però ce la dovevamo avere un pezzo. Non in mezzo a tutto il resto. Copite pure te, perché sennò dopo due giorni sei a casa con la febbre. A proposito, se te prendono, Natale 24 si fa qua, 31 si fa qua, si lavora. Panettone spumante in azienda. Più borsette e pacchetti. Che panettone spumante. L'altro anno però ci hanno invitato a un pranzo, sono stato veramente contento perché pure il capo è venuto. Pranzo di Natale? Sì. Contento e sono contento di quello che ha detto, di parole che ha detto. Magari non tutto è andato a chiudersi, però tutto. Perché che aveva detto? Beh, ci aveva promesso magari che se cambiava qualcosa, che tante cosette venivano sistemate. S'adattammo, perché per mandare avanti il lavoro, per continuare a avere un lavoro, adattiamo e andiamo avanti. Mandiamo avanti la ditta, perché se non ci siamo noi ce ne saranno altri 60, 50, però siamo noi che la mandiamo avanti. Però è pure vero che quello che famo deve essere magari, non ti dico retribuito meglio, però io lavoro, dammi quello che mi aspetta. Mica perché non lo dà, cioè, magari ci stanno mesi che traccheggia un po', però poi alla fine li prendi e va bene. In questi periodi. E va bene, va più che bene. Capito? Te voglio dire, magari se fai sta meglio pure chi lavora, ti rende di più. Un po' dei diritti pure per noi, un po' di cose pure per noi. Magari la ditta si potrebbe un po' sbilanciare. La mia è una passeggiata a confrontare. Andiamo aiuta all'altri, perché sennò veramente okay. Ci menano. Andiamo va. Spero che gli abbia fatto capire qualcosa di me. Perché magari se capisce e vede sul posto quello che c'è da fare qua dentro, magari riesce ad andare avanti per la strada sua in tutti i sensi sempre. C'è stato un attimo che Manuel ha fatto qualche affermazione.
Vedremo cosa succederà poi quando ci incontreremo. Oggi Angelo ritorna alla sua vecchia vita. Ha vissuto la sua azienda da un'altra posizione, ha incontrato persone meritevoli ed ha ascoltato storie che lo hanno commosso. Ma adesso è arrivato il momento di abbandonare la parrucca bionda di Maurizio e tornare ad essere il risoluto Angelo. Intanto i 5 tutor sono stati convocati nella sede centrale dell'azienda. Nessuno di loro conosce il motivo della chiamata e sono tutti molto tesi. È venuto quel ragazzo in affiancamento insieme a me, mi sembrava tutto regolare, tutto tranquillo. Capisco il problema e cerco di risolverlo. Stessi diritti, stessi doveri. Qua purtroppo so vedere che abbiamo più doveri che diritti e vorrei un po' più dei diritti. Io a me non mi va queste cose, veramente, io non lo so. Che è successo? Il dubbio, cioè uno dice perché ci hanno richiamato, ci è venuto il dubbio, però non abbiamo capito il motivo più che altro. Secondo me i lavori hanno andato tutto bene. Spero che non abbiamo fatto qualche casino, ecco, solo questo. È arrivato il momento che noi tutti aspettavamo. Il boss dichiarerà la sua vera identità ai dipendenti che l'hanno conosciuto come Maurizio. Gli comunicherà sia le cose positive che quelle negative scoperte lavorando in incognito al loro fianco. Che è successo di così grave? Noi ci conosciamo. Chi sei? Sì, da appena un po' d'anni. Sono Angelo, presidente della Logimet. Maurizio. Principale. Ma ho lavorato in incognito con voi, come Maurizio. Davvero? Wow. È vero, non ti ho riconosciuto. Poi l'ho visto qualche volta. Non so. Ci hai preso un po' alla sprovvista. Cioè, il ragazzo che ho portato con me è di te. Ti sei fregato lì. Ah, sì? Perché? Ho deciso di infiltrarmi all'interno dell'azienda, sotto mentite spoglie, per capire meglio e per valutare come veniva svolto il lavoro. Ci sono arrivato lì, su quel tuo gesto, perché sto gesto ce l'hai... Te sei fregato su quello, no? Nel senso che è lì, cioè io forse è un bene, memoria fotografica, tante cose guardo, mi hanno sempre insegnato, mio padre mi ha detto sempre ruba con l'occhio e io ho rubato sempre tutto con l'occhio. Però ho visto che ti sei comportato comunque bene con me, anche se subito non l'hai capito, perché tu te ne sei accorto dopo, un po'. Io me ne sono accorto, allora come sei entrato la voce era quella. Poi ho detto, mi ti ricordavo più basso, sinceramente alla stessa altezza, invece eri troppo più alto di me, quindi ho detto, no, forse era il cappello, mi ha fregato il cappello. Eppure, come hai visto, non mi sono né nascosto, né quello che ti avevo detto, avrei detto comunque, io so così, le cose te le devo dire. Io ho visto che sei stato molto collaborativo. Assolutamente sì. Ho visto che quando abbiamo finito, la prima cosa ti sei preoccupato di andare a vedere se qualcun altro aveva bisogno d'aiuto, quindi siamo andati a aiutare qualche altro.
Credo che questo, in termini di efficienza, un capo non potrebbe desiderare di più. Cioè, io ti ringrazio. Che tra colleghi vi aiutate, create, fate gruppo e quindi tra voi collaborate. Poi l'obiettivo rimane, il fine ultimo rimane quello dell'efficienza e del benessere dell'azienda. Certo. Giusto? Certo, assolutamente sì. Adesso questa la leviamo perché non serve più. No. Perché abbiamo visto che lo scopo era quello che abbiamo detto e per quello che mi riguarda ha funzionato. Ho trovato te una persona bella. Grazie. Ho avuto la fortuna di conoscere la tua storia personale che non conoscevo. Dura. Quindi ti ritengo una sorta di avventuriero. Grazie. Che forse si può piegare, ma no, sicuramente non si spezza mai, trovo sempre la forza di rialzarti e questo non sicuro. È facile. Non è facile. È un insegnamento che mi hanno dato i miei, no? Ma sono valori importanti. Li porto avanti. E tu li hai quando parlavi dei tuoi figli? E vorrei portarli ai miei figli, solo che non riesco e questo è il problema mio. Il problema mio è questo. A me mi interessa solo avanti un discorso famiglia, nel senso i miei hanno sempre tenuto insieme una famiglia con tutti i problemi che ci abbiamo, tutti insieme, se va avanti e se superano gli ostacoli. Ti piace affrontare le cose di petto? Come no? E so che hai anche una nuova storia d'amore particolare che hai affrontato con grande coraggio. Adesso diciamo così, storia d'amore, sì. Quindi, non facile, non è che te la sei scelta facile. No, ma è capitata, come tutte le cose capitano, no? Per me siamo destinati. A me mi è capitato proprio perché ho portato mio fratello a Firenze a fare delle terapie. Per me era una persona normale, perché ne avevo vista, stava in macchina, quindi... E c'è stato subito uno sguardo, qualcosa. E poi alla fine invece me la sono ritrovata lì e è nato quello che è nato. Sto portando avanti una... Magari i miei neanche... Lo sanno perché non sono stupidi, sta a casa con me tante volte. Però sto portando avanti una cosa che magari è più grande di me adesso. Perché avendo anche mio fratello a condizioni che sta, magari è più grande di me, mi sto andando, tra virgolette, a infognare dentro. Perché ti piace l'avventura? Magari perché non mi piace fermarmi, perché sennò poi so perso. Quando non c'ho niente da fare, mi devo creare qualcosa. E allora pure questo è... Per te. Grazie. Questo è un safari in Africa, studiato e progettato appositamente anche per lei che non possa avere problemi. E tu avrai modo di dimostrare... Io non ce l'ho le parole adesso, la dite, perché magari è tanto, è grosso e ti ringrazio. Non c'è bisogno. Io spero solo... Quello che ti ho detto, Angelo, non è che ti devo dire altre parole. Non c'è bisogno. Cioè, tu lo sai, quello che devi fare. Lo so, non ti preoccupare. È stato costruttivo, per me e per lui specialmente, perché quando fai il datore di lavoro non sempre tutto riesci a vedere, no? Magari il suo programma ti fa vedere quello che c'è dentro un'azienda, dentro una ditta. Io ti ringrazio. Grazie veramente. Spero di avere tantissimo. Centrato. Hai centrato? Magari l'idea... che ho fatto di te, di uomo vero, quindi... Io ti ringrazio di reputare me come mi dici. Sì, spero. E ti porto avanti questa situazione. Bocca al lupo. Grazie. Crepi il lupo. Ciao, mamma. Ciao, grazie. Sono stato al tuo fianco sotto copertura per verificare direttamente e personalmente come funziona la nostra linea dei trasporti. E oltre a molte criticità che tu mi hai aiutato a capire, una l'ho capita da solo. E non ti piace usare la cintura di sicurezza? Beh, per la poco. E questo mi fa incazzare. Cercheremo di cambiare un attimo sistema. Per la tua sicurezza? E per la tranquillità dell'azienda. Sicuramente sì. A questo punto della mia missione io incontro
i dipendenti con cui mi sono affiancato, con cui ho lavorato in questi giorni, per dare loro un premio. Secondo te che cosa ti ho regalato? Non ti trovo una ciotella. Che mi ha regalato? Per te non ho niente. Ok, benissimo. Ma per tuo nipote sì, un premio ce l'ho. Il futuro camionista. Bellissimo. Vogliamo vedere il camion? Questo qui è il camion per futuro camionista. Cioè il nipotino mio, Giordano. Mi emoziona solo parlarne. Pensa un po' come sto. Può essere normale. E visto che Giordano lo merita, lo abbiamo qui. Questo. Voglio mandarlo anche a fare una bella gita nel più bel parco divertimenti d'Italia. E tu dovrai accompagnarlo con tua moglie, perché il premio è per lui. Ringraziate. E non lo fare, va. Godilo. Mi ha fatto rimanere senza parole, perché che lui ha pensato a Giordano è stata la cosa più bella che mi poteva fare. Un regalo più bello di questo non me lo poteva fare. Sapete perché siete qui? No. No. Sinceramente proprio no. Ho lavorato con voi, è appena arrivato. Mi avete subito spremuto, mi avete messo sotto. Praticamente vi siete presi un giorno di ferie. Ci siamo divertiti. Ah, vi siete anche divertiti? Ce ne siamo pure approfittati, più che altro. Bene. Io invece non mi sono divertito. Ho faticato molto. E ho anche molte cose da dirvi sul vostro conto. Abbiamo fatto danno. Vi siete anche permessi di criticare un comportamento di un cliente, quando invece il cliente ha sempre ragione. E senza i clienti noi non lavoriamo. Noi trattiamo sempre tutti bene. Noi, la statistica nostra è che la maggior parte dei nostri clienti sono tutti positivi con noi. E questa è la parte che mi rende orgoglioso di voi. E tutti i clienti dovrebbero dire no, voglio Leonardo e Francesco, sempre. E questo per voi è un obiettivo. A proposito di questo, proprio quando ci siamo un po' parlati un po' più tranquillamente, ho visto che vi siete un po' aperti e mi avete fatto sentire un po' il vostro papà. E un padre dovrebbe saper fare soprattutto una cosa, ascoltare. Questo lo dice sempre mia moglie. Io non sempre ci riesco, con i miei. Con voi mi è piaciuto, magari servirà di lezione anche a me. E sono qui per cercare di restituirvi qualcosa di quello che mi avete dato. E quindi ho pensato una cosa. Ho deciso di darvi un'opportunità, come farei con i miei figli. E quindi avrete un soggiorno di 3 mesi a Londra, per tutte e due, un appartamentino, così potrete cercare di la vostra strada, il vostro percorso. Appena finirai la scuola. La tua scuola, se sei promosso ovviamente. Grazie, grazie. Sta da una mano a concludere i sogni nostri. Cioè, non sono cose che ti capitano tutti i giorni, ecco. No, non ti capito mai. Ho un carissimo amico che ha un'attività a Londra, nel campo del food, quindi dell'alimentazione, e mi ha detto che ti darà un posto per un paio di mesi, quei 2 o 3 mesi in cui avrai bisogno per capire, così ti potrai... Rafforzare. È chiaro? Sì, sì. E dipende da te. Io ce la metto tutta, anzi, pure sicuro? Di più. Sicuro? Non al 100%, ma al 110%. Poi non è un'opportunità che ti capita tutti i giorni, ecco, diciamo. Non ce l'ha mai successo, manco minimamente, una cosa del genere.
Siamo stati sempre sfortunati, più che altro. Questa qua è stata la cosa più fortunata che ci ricorderemo per sempre. Stiamo in confusione a mille, però. Un po' scioccati, sinceramente. In questa strada non sarai solo. Perché? Per te. Un mixer. Bravo. E visto che sei un bartender, ti manca un qualcosa. Aspettavo. Per cui ti regalo un corso da barman acrobatico. Così il patentino che tu avrai, insieme a quello che già sai fare, essendo valido in tutto il mondo, ti darà l'opportunità di presentarti sul mercato di Londra, che ha molti bar interessanti, e di fare qualcosina ancora di più. Grazie, vero? Non me l'è mai successo una cosa del genere, giù. Aspettate, bravissimo. Grazie, vero? Grazie. Ci ha regalato il sogno, ci ha regalato un sogno. Grazie davvero, guarda. Mi ha fatto felice davvero. Era da tanto che non ero più così felice. Una volta che saremo qualcuno pure noi, tu sarai a fianco a noi. Io cuoco personale, lui il barman personale, quindi vedevi proprio più male. Bocca al lupo, ragazzi. Grazie mille. Dipende da voi adesso, eh? Certo. Il magazzino è il punto nevralgico dell'azienda, quindi deve essere gestito in efficienza per garantire a tutte le nostre aziende il miglior servizio. Credi che questo succeda nel nostro magazzino? Credi che funzioni così come ti sto dicendo? Sì. Però ho verificato che tu il certificato medico non l'hai portato. E le scarpe antinfortunio vanno indossate per la vostra sicurezza. Sì. Ci siamo capiti? Sì. Tu sei stato comunque paziente, mi hai mostrato tutto. E mi hai mostrato anche la tua dolcezza, cioè il fatto che tu, nonostante sia un laureato, quindi sia stato un laureato in teologia, lavori come facchino in un magazzino pieno di scaricatori della periferia romana che magari qualche volta si esprimono in maniera un po' colorita. Sì. Io dico, qualsiasi ambiente che dove trovi, si trovi quelle cose, quindi si trovi dappertutto. Questo è per te, Patrick. So che ne hanno rubato uno da poco a tua figlia. Il suo tablet, quindi questo qua lo regalo a lei. Quindi magari gli farà piacere? Sì. Sì, io sono uno con troppo fede. Perché la fede non è mai troppo? Nel senso che ho la fiducia, sempre. La mia moglie diceva, non ti preoccupa, noi compriamo un altro. Dico, guarda, prima che finisce questo anno ti faccio un altro tablet. E mo ne ho trovato uno per lei. Sono contento, veramente. E non solo. Accendilo. Questo qua è New York. Quello che vedi è New York. Sì. E quello è il viaggio che io regalo a te e la tua famiglia. Davvero? Sì. Che ne dici? So che hai qualche parente lì, no? Sì, c'ho la mia nipote. Quindi gli farà piacere vedere tua figlia, sì, no? Sì. So che hai anche un altro parente negli Stati Uniti. Sì, c'ho la mia sorella in California e mio zio. E gli faremo avere un biglietto anche a loro per raggiungerti a New York. Così starete tutti insieme. E passerete una bella vacanza. Sarò troppo contento di incontrare tutti quanti. Questo qua sarà un sogno, soprattutto per la mia figlia. Grazie tanto.
Io sono, diciamo, più contento per il tablet perché vedere la mia figlia piangere per una cosa a me mi sono proprio rimasto malissimo. Ciao signor Maurizio. Ciao padre. Buonasera. Ho lavorato al tuo fianco in incognito per capire come si lavora in un'officina meccanica di, per grandi mezzi. Quindi sì. Per l'azienda di trasporto è molto importante. Certo. E devo dire che nella tua officina un po' di ordine e pulizia ci mi hanno lasciato... A desiderare. Mm? Sì, quello sì, è vero. E questi sono invece due fattori per me molto importanti. E quindi non trovarli in quella che è comunque un'officina, una parte importante della catena di trasporto. Ti lascio a pensare. Sì. Dovresti importi una tua responsabilità. Ancora di più? No. È una tua responsabilità? Sì, lo so che è una responsabilità, ma io ci parlo infatti con questa cosa. La pulizia si lascia sempre per l'ultima parte e non sempre c'è tempo per farlo. Devo dire però che quando invece c'è stato da affrontare il lavoro, ho visto che sei molto attento e capace e professionalmente valido. Anche la tua esperienza ha fatto di te questo, quindi ho visto che sei un capo officina attento, ho visto da come hai trasmesso a me le informazioni, di come mi hai insegnato a fare delle cose che non facevo, quindi... Sì, sì. Che è questa cosa? Boss in incognito. Conosci Boss in incognito? Ho visto qualcosa in televisione che non lo fanno qua in Italia, però. Lo fanno anche in Italia. Lo fanno anche qua. Che cos'è? Ah, una cena per due. Esatto. Grazie. È qualcosa di più di una cena per due. Sì, sì. Ho preso un intero ristorante con un solo tavolo, con due sole sedie, apparecchiato solo per voi. Andrei una bella musica romantica, cibo e vino di ottima qualità e di ottima quantità. Madonna. E avrai modo di avere questa cornice per creare il tuo quadro, quindi con la persona a cui tieni e magari cominciare a mettere un po' di ordine. E poi, finita la cena e la musica in questo posto molto romantico, avrai anche una suite a tua disposizione per fermarti lì a dormire e quindi chiudere il cerchio e magari cominciare a creare qualcosa di quello che desideri, no? Sì. Carina una cosa, bravo. A tutto ho pensato, tranne da incontrare Angelo adesso. Te la posso dare comunque, eh? Ma veramente sorpreso comunque, lo devo dire in tutto. Per l'ultima volta il boss è al posto dei suoi dipendenti, ma è arrivato il momento di riprendere definitivamente il comando della sua azienda. Allora, Angelo, com'è andato il gran finale della tua missione? Impegnativo. Impegnativo, però anche molto gratificante. Vedere i volti, i sorrisi, qualche occhio lucido dei miei ragazzi è stato bello. Quindi mi ha un po' avvicinato a loro. Hai scoperto delle cose importanti? Sì, ho scoperto delle cose importanti, ho visto qualcosa che va un po' aggiustato in termini di procedure, in termini di qualcosa in termini anche di sicurezza. Però quando c'è questo tipo di unione, questo tipo di attaccamento, penso che si possa fare molta strada insieme. È arrivato il momento di tornare nella tua poltrona da boss. E te lo sei veramente meritato, perché sei stato bravissimo. Grazie. Posso? Assolutamente sì. Bravissimo. Grazie.